strazia un'incisione con i primi anni 20 a Berlino, quando aveva appena terminato l'incisione, perché rimangono affascinati? Perché già e perché in un posto, se non quello Berlino, a Roma, non molto distante, Gutenberg facendo utorchi, perché riusciva a pubblicizzare quelli che erano i codici degli amanuensi, erano uno, lui, tre libri che si passavano i monasteri, mentre lui si è reso conto che una sola opera pubblicata in tanti aveva maggiore diffusione, maggiore conoscenza e divulgazione della sua idea di arte. Quando appena aveva terminato di scrivere il testo autobiografico, La mia vita, che vedrà la luce solo alcuni anni dopo, il progetto di illustrarlo con incisioni fu invito a Paul Cassier, che si tradurrà in album autonomo, punto di partenza per una pratica che avrà ampi sviluppi. A tale esercizio attinge il consistente nucleo di incisioni e litografie esposte in questo percorso, testimonia al tempo stesso della poetica dell'artista. Sono le sue radici nelle culture ebraiche nel perdurare tradizione dello sciassinismo, a rispondo a quella particolare dimensione di utopia contenuta tra la realtà e la favola. A questi opposti egli tenterà di dare una soluzione riducendo il proprio immaginario a una dimensione interiore per la quale figure e cose affiorano come segni del profondo, riorganizzati simbolicamente in uno spazio quasi ideale.